Bella riporto del profile agent perché è venuto male il video che avevo fatto prima, quindi rifaccio. E spiego anche una delle mie combo preferite. Per vincere quasi sicuramente si deve partire con tre carte in mano: Venere, Terra e Perion. Ne parliamo dopo. Andiamo al deck profile. Perion, la carta più grande del mazzo. Si cala rimuovendo un terra, mano, cimitero. O dalla mano, o dal cimitero, o dal terreno. E grossissimo, non spendo altre parole. Due terre, portano le veneri. Palline, cosa fondamentale per exildare. Una Cristia, gioco mono perché già è troppo pesante. Sto testando anche una versione che ho visto che ha fatto top a un YCS e di Providence l'anno scorso che non giocava Cristia. Sto provando anche quella versione. E mi sto attenuando più alla lista di Simony. E poi abbiamo due araldini, due truppe. E appunto mi sto attenuando un po' alla lista di Simony perché mi piace molto quella lista ed è anche forte. Guarda, io un Honest. Aspetta, vado un po' più indietro, così si dovrebbe vedere meglio. Due tour guide, Sangan Assailant, vabbè, questa è ancora la versione pre-banned, quindi c'è ancora Sangan. Purtroppo se n'è andato Sangan. E vabbè, come ho detto, questa è ancora la versione pre-banned, quindi c'è ancora. Poi sto pensando a cosa mettere al posto di Sangan, sto pensando a uno Snowman Eater, certo fix comunque al posto del Sangan, cosa mettere? Un Spirit Reaper, poi abbiamo i ciccioni che sono BLS, bellissimo, dalla Legendary Secret in inglese, e un Chaos Sorcerer, common, lol. Poi Entraps, due Max C e un Veiler. Cazzo, sto Veiler è piegato. Ok, ora non più. Poi un Gorz e doppia Trago per chiudere i mostri. Due Duality, due Tifoni, le solite tre Staple, più uno Starlight. Extra. Aspettate un secondo. Token per il Gorz, che è questa fantastica tour orica. Lol. Belle. Un po' senza colla. Poi rango 2, due Gachi Gachi e una Phoenix. Due Gachi Gachi, una Phoenix fondamentale per la combo TK. Dovrete avere queste tre carte. Oh, che fighe le mie bustine. Mains Leviathan. Mains Leviathan. Poi rank 3 c'ho anche qualcos'altro tipo Munzuri. Poi cerco un Leviair anche super, ma sì. Perché i 3 miliardi che avevo li ho dati tutti. Quindi cerco un Leviair. Non valuto molto. Valuto 5 quello super, 10 ultra e 15 ultimate. E poi come unici due sincro, Black Rose e Stardust.
anche 7 break close e 8 star west. Ok, ora vi mostro la combo con Hyperion, Venere e Terra. Ok, vedo il deck. Allora, come prima cosa evochiamo Venere e attiviamo l'effetto che ci permette di evocare, pagando 1000 life points, due palline. Eccole qua. Quindi il nostro terreno ora è così, senza exidare, senza fare niente. Poi rimuoviamo terra dalla mano, caliamo Hyperion, exidiamo le palline, facciamo Fenice, detacciamo da Fenice, ci consente di picchiare due volte, cioè che picchia due volte. Attiviamo effetti Hyperion, rimuoviamo palline, spacchiamo ciò che ha l'avversario, un mostro, qualcosa. Attacchiamo 2-7, attacchiamo 3000, attacchiamo 1006. Quindi sono 5007, 6007, beh l'avversario dovrebbe rimanere 300-400 di vita. E questa sarà la combo più facile del mazzo. Poi c'è quella OTK con le Viair che si deve partire Venere, Tour e Hyperion, se non sbaglio. Penso di sì. Sarebbe la combo Tour effetto porto Tour. Cioè ve la dico perché non ho le Viair. Anzi ve la faccio vedere, toh. Sarebbe Tour effetto porto Tour. Io in mano ho anche un Venus. Eccolo, e un Hyperion. Ok, noi siamo così. Xidiamo le Viair. Poi rimuoviamo Venere dalla mano e evochiamo Hyperion. Attiviamo effetto le Viair, riportiamo Venere. Attiviamo effetto Venere, due palline. Fenice. Questa è più che combo TK. La combo sarebbe questa, anche questa è molto semplice da fare. Con queste tre carte, con queste tre carte il mazzo vince. Guida Tour, Venere e Hyperion. Bella, spero che il video vi sia stato d'aiuto e ciao al prossimo video.